Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a scoprire Prato, capoluogo di provincia della regione Toscana. Iniziamo il nostro itinerario religioso con la visita del Duomo dedicato a Santo Stefano. La chiesa racchiude all'interno una delle reliquie più importanti della cristianità, ovvero il Sacro Cingolo. La reliquia, detta anche Sacra Cintola, è la cintura della Beata Vergine Maria donata a San Tommaso e attualmente è conservata a Prato all'interno del Duomo nella Cappella del Sacro Cingolo, affrescata interamente da Antonio Gaddi con le storie di Maria Vergine e della Cintola. La Cattedrale di Santo Stefano è una delle più antiche chiese di Prato. Nel luglio del 1996 è stata elevata a dignità di basilica minore da Giovanni Paolo II. All'interno si trova il più importante ciclo di affreschi di Filippo Lippi e all'esterno il pulpito costruito da Michelozzo e decorato da Donatello. Adesso andiamo a incontrare Don Marco Pratesi, canonico capitolare e bibliotecario della Roncioniana di Prato, che ci spiegherà che cos'è il Sacro Cingolo. È una vera e propria cintura, cioè è una cintura, diciamo, che è fatta di peli di cammello o di capra, insomma, che sono abbastanza simili. Il colore è un verdolino un po' tendente all'azzurro, diciamo, con qualche filo dorato dentro, e che termina con dei nastri che servivano per legare. C'erano anche anticamente delle, non so come si dicono, delle olive, insomma, delle cose per, appunto per... Quindi è una cintura intera, non è come in altri casi, perché questa non è l'unica reliquia cinturale che esiste, però qui a Prato sempre si è mantenuta questa tradizione dell'ostensione, o come si diceva anticamente, la mostra della cintola, cioè appunto l'esposizione alla pubblica venerazione, che attualmente ha 5 momenti annuali. I momenti più antichi sono quelli della Pasqua e dell'8 di settembre, infatti ora siamo in Prato alla festa del Sacro Cingolo è l'8 di settembre, e anche in modo un po' incongruente, perché di fatto l'antica storia legava la cintola all'Assunzione, cioè quindi a metà agosto. E se passate da queste parti non potete non fermarvi da Marcellino Pane e Vino, una delle tipiche botteghe di Prato che si trova nel piano del centro storico. Ma adesso passiamo alla visita del Museo dell'Opera del Duomo. Infatti alla sinistra della cattedrale si trova la porta d'accesso al museo, che è sorto nel 1967 con le prime due sale, poi successivamente ampliato nel 1976 per ospitare opere provenienti dall'intera diocesi e soprattutto i prestigiosi rilievi del pulpito di Donatello. All'interno del museo si trova la sala della Sacra Cintola, dove sono esposte opere collegate al culto della reliquia mariana, argenti del 6-800, tessuti e pregevoli rilievi in marmo bianco. Dalla sala della cintola si scende nella zona seminterrata, raggiungendo a sinistra l'area di scavo realizzata per collegare la prima sezione del museo con le sale lungo il chiostro. Termina qui il nostro itinerario religioso alla scoperta del Sacro Cingolo nella città di Prato, ma prima di lasciare la città vi consiglio di passare alla biscotteria Mattei per portare a casa i tipici cantucci toscani.